Questa è RetereTe24.it. E adesso vi accompagno dalle scale ai riflettori. C'è gente sugli spalti che ci vuole campioni. Ma vincere non è che sono sempre i migliori. Noi prima siamo uomini e dopo giocatori. A questo aggiungi pure che la palla è rotonda. A volte soffia il vento in poppa ed altre volte ti affonda. Ci sono leggi e schemi, verticalizzazioni, e poi traverse e pali, e poi sviste arbitrali. E guardalo l'allenatore, da 50 anni appresso ad un pallone, su una panchina calda come il sole, e un freddo gelido quasi polare. E guardalo l'allenatore, a bordo campo pronto a cominciare, determinato nel voler cercare una vittoria che lo può salvare. Con la sua grinta irrompe come un tuono, chiudi gli spazi e segui sempre l'uomo. Ma non ti sembra di vederlo solo? Che differenza c'è fra una partita e la vita? Se ci si trova soli ad affrontare una sfida. Per vincere non è che basta solo lottare. Bisogna dare tutto e potrebbe non bastare. A questo aggiungi pure che la sorte ti inganna. All'ultimo minuto potrà dirti una palla. Ci sono scontri duri e calci di rigore, dove non puoi sbagliare e poi trasferte a mare. E guardalo l'allenatore, da 50 anni appresso ad un pallone, su una panchina calda come il sole, è un freddo gelido quasi polare. E guardalo l'allenatore, ha dato tanto e ha avuto molto meno, ma quanti ostacoli, quanto veleno, prima di alzare le sue braccia al cielo. In questo mondo privo di valori, dove chi conta sono i vincitori, e dei perdenti cancelliamo i nomi. E adesso vi accompagno dalle scale ai riflettori. C'è gente sugli spalti che ci vuole campioni.